Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. È il nome del progetto ideato, studiato e realizzato da Edilformas ed Inail per le imprese edili. Un bollino di garanzia per le aziende di alto profilo, nell'ambito del rispetto delle norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è offrire un servizio alle imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo, 1.400 per un totale di circa 7.000 lavoratori che utilizzano subappaltatori anch'essi iscritti in Edilcassa Abruzzo. Si tratta di un bacino d'utenza molto vasto, rivolto ad imprese edili dell'intera regione. Tutto questo per aiutare le imprese virtuose e aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nicola Negri, direttore regionale Inail Abruzzo. Cosa fa l'Inail in Abruzzo per le imprese e per la prevenzione? Bene, allora partiamo dal fatto che la nostra è una piccola regione e nonostante questo, rispetto agli addetti, ai lavoratori, l'Abruzzo registra un alto indice di frequenza degli infortuni mortali, un alto indice di frequenza che la colloca tra le prime regioni in Italia. E appunto per cercare di ridurre questo fenomeno delle morti sul lavoro e quindi diffondere la cultura della sicurezza, da anni abbiamo intrecciato dei rapporti proficui con le istituzioni abruzzesi, con le università, con gli enti bilaterali, gli enti paritetici, e insieme a questi abbiamo intrapreso la strada per diffondere la cultura della prevenzione. Uno dei primi progetti è stato quello delle borse di studio in edilizia. Queste borse di studio, che sono partite nel 2010, hanno visto coinvolti giovani ingegneri in edilizia, architetti, geometri, periti industriali. Queste sono figure che hanno già alla laurea, al diploma, il titolo di coordinatore della sicurezza. Bene, attraverso questi rigorosi bandi pubblici, noi dal 2010 al 2017 ne abbiamo selezionato 124 giovani professionisti che hanno avuto un momento di formazione in aula e successivamente un momento di formazione nei cantieri dell'edilizia, delle quattro province e soprattutto nel grande cantiere d'Europa che è quello dell'Aquila, la ricostruzione privata. E devo dire che mi risulta che tanti di questi giovani coordinatori della sicurezza, attraverso questo ampliamento della loro formazione, hanno trovato lavoro anche all'estero. E devo dire che l'impegno che diciamo così abbiamo profuso ha avuto degli ottimi risultati. Cioè basta dire che dal 2010 al 2017 il numero degli infortuni totali e soprattutto quelli degli infortuni mortali si è ridotto notevolmente. Basta dire che poi sul cantiere più grande d'Europa, che è l'Aquila, grazie a questi ragazzi, ma non voglio prendermi tutto il merito, non voglio dare tutto il merito all'Inail, quindi abbiamo in qualche modo contribuito a far sì che durante il periodo della ricostruzione nella città di L'Aquila non c'è stato nessun infortunio mortale. Direttore, avete sottoscritto altri accordi con le istituzioni? Sì, in questi anni abbiamo sottoscritto anche altri importanti accordi. Credo che ancora oggi siamo l'unica regione, insieme alla regione toscana, ad aver sottoscritto nel 2017 un accordo con la regione e con l'Istituto Nazionale del Lavoro e con tutti gli enti, diciamo così, dell'agricoltura, un protocollo contro il caporalato. Anche questo è stato un protocollo importante, ci siamo adoperati e abbiamo portato a casa importanti risultati. Ma la cosa che mi preme sottolineare invece è un altro importante protocollo che abbiamo siglato con il compartimento della Polizia Stradale Abruzzo e Molise, sempre nel 2017, per ridurre gli infortuni e i morti sulla strada. Perché non tutti sanno, ma circa il 40% delle morti sul lavoro, ma circa oltre il 40% delle morti sul lavoro in Italia, e specularmente lo registriamo anche noi in Abruzzo, avviene sulla strada.
Avviene sulla strada perché gli infortuni in itinere da casa per raggiungere il lavoro e viceversa degli operai, degli impiegati e quant'altro, i camionisti, i tassisti, gli agenti di commercio che sulla strada lavorano, questi sono tutti assicurati INAIL. Per cui quando parliamo di incidente stradale, per noi un incidente stradale è anche un infortunio sul lavoro. E ecco, ripeto, oltre il 40% degli infortuni mortali in Italia avviene sulla strada. Quindi aver fatto questo accordo con il compartimento di polizia stradale Abruzzo e Molise ci ha permesso anche di portare a termine e erogare un progetto che avevamo concordato a tutti gli operatori della strada. Quindi siamo andati in ogni provincia a a diffondere la cultura della prevenzione sulle associazioni di categoria dei camionisti oppure dei tassisti o di quant'altro, ma siamo entrati anche nelle scuole. La settimana scorsa, proprio all'Università di Teramo, abbiamo avuto un convegno con un'altra associazione e abbiamo parlato di infortuni sulla strada e di come ridurli, perché ci sono anche comportamenti tipo l'alta velocità, il sorpasso, ma soprattutto ultimamente lo smartphone, quindi la distrazione. E abbiamo erogato questo corso nell'aula magna dell'università a circa 400 studenti delle scuole superiori teramane. Direttore, qual è l'importanza dell'accordo con Edilformas? Allora, l'importanza dell'accordo di Edilformas è questo. È senso comune ormai che gli incidenti, che gli infortuni e gli infortuni mortali avvengono tra le ditte subappaltatrici. Allora, mi è sembrato giusto e ho sposato subito la proposta di Edilformas, perché Edilformas si propone di, attraverso un portale, che poi loro chiariranno meglio, attraverso un portale, di dare formazione e assistenza a tutte le aziende edili, quelle principali, ma anche a quelle piccole subappaltatrici che riceveranno un subappalto e andranno a controllare tutti i documenti della sicurezza, quindi tutta la formazione obbligatoria, per fare in modo di ridurre anche all'interno di queste ditte subappaltatrici, che molto spesso per rientrare nei costi vanno a tagliare proprio quelli sulla prevenzione, quindi cercare in qualche modo di aiutare queste ditte, queste piccole aziende subappaltatrici a superare lo scoglio, ecco, della formazione, dell'informazione e anche la regolarità dei documenti che dovrebbero avere quando prendono un subappalto. Massimo Passalacqua, direttore Edilformas. Di che cosa si occupa Edilformas, quando nasce e soprattutto ci racconti questa nuova piattaforma? Allora, Edilformas nasce recentemente rispetto alle altre scuole, ma subito si impone come una delle più grosse scuole a livello regionale e comunque a livello nazionale. Formiamo circa 3.000 lavoratori l'anno nel settore edile e offriamo una molteplicità di servizi, quali ad esempio essere ente di formazione accreditato o l'unica essere agenzia per il lavoro. La piattaforma nasce dal sostegno dell'INAIL, questo è da dire, in quanto l'INAIL ha creduto in questo progetto e va a costituire un unicum sul territorio nazionale. Sicuramente proporremo questa piattaforma come un qualcosa da riproporre a livello nazionale, una buona prassi. Con questa piattaforma andiamo a censire tutte le imprese e andiamo a cercare di farle collaborare fra di loro in maniera da avere lo stesso standard di sicurezza. Questo è l'inizio, noi diremo questa piattaforma alle imprese, le imprese saranno proprietarie di questa piattaforma e l'abbiamo costruita per loro come scuola edile, nel ringraziare del duro lavoro che svolgono ogni giorno. Sarà nostro compito, oggi escono le prime 30 imprese, fare uscire altre 100 imprese, incrementarlo, arrivare a 200 imprese, per poi creare una banca dati nazionale, una banca dati regionale, dove ci saranno le migliori imprese che andranno in vetrina e saranno premiate per il rispetto delle norme di sicurezza. Paolo Di Giampaolo, presidente Edilformas. Presidente, una collaborazione importantissima questa con l'INAIL. È stata una, ringrazio Lina che c'è questa grande opportunità di questa sinergia fra noi e loro, che io sono il presidente dell'Edilformas e dell'Edilcassa, perché come ben si sa in Abruzzo abbiamo la Cassa Edile che fa parte dell'Unione Industriale, noi siamo dalla parte Edilcassa
parte piccole e medie imprese, il CNA, ANIEM ed altre che diciamo stiamo lavorando, stiamo facendo veramente un grande lavoro grazie al nostro direttore, vicepresidente che ci appoggia, siamo veramente un team brava che sta andando avanti e spero di migliorare, di dare sempre più diciamo sulla sicurezza che è la base principale per le imprese che diciamo rispetti il lavoro e tutte le regole che c'è da rispettare non solo per la sicurezza ma anche per riguardo i documenti e le regolarità dell'impresa. Spero di raggiungere finché c'è il mio mandato questo livello nazionale che ha parlato prima il direttore. Lucio Girinelli, vicepresidente di Ilformas, ci racconta l'importanza di questo progetto anche dal punto di vista dei lavoratori. Di fondamentale importanza questa collaborazione che è nata tra le Ilformas e l'INEL, perché ci siamo resi conto da diverso tempo che soprattutto gli operai impegnati in queste aziende che fanno subappalto in questi lavori sono un po' al di fuori del mondo della sicurezza, quindi è chiaro che lì abbiamo anche evidenziato che capitavano sempre più infortuni e numero maggiore di infortuni. Quindi questa collaborazione serve appunto a migliorare il rapporto tra impresa e lavoratori e a garantire appunto a quelli che rappresentiamo una certa sicurezza all'interno del posto di lavoro. Quindi è di fondamentale importanza e va estesa anche attraverso gli altri enti bilaterali che noi rappresentiamo a livello abruzzese, ma non solo in Abruzzo, ma in tutta Italia. Quindi diciamo che questa collaborazione va implementata, va estesa, va fatta conoscere, perché la riteniamo fondamentale, anche perché poi con la collaborazione dell'INEL riusciamo anche a far emergere tutte quelle imprese che non dovrebbero, secondo noi, aggiudicarsi questi lavori. Quindi noi vogliamo migliorare il mondo del lavoro, vogliamo migliorare la garanzia per i lavoratori sotto l'aspetto della sicurezza, ma anche sotto l'aspetto della regolarità contributiva, perché vogliamo sconfiggere questo fenomeno dilagante che è il fenomeno del lavoro nero o irregolare. Quindi questo è innanzitutto un primo passo verso la piena, tra virgolette, regolarità contributiva e fiscale, perché crediamo che solo attraverso la regolarità possiamo creare un mondo del lavoro, quindi parlando di edilizia, sicuramente un lavoro stabile, regolare e sicuramente anche duraturo. Noi come sindacato siamo per l'appalto con un'aggiudicazione che sia attraverso quella economicamente più vantaggiosa. Il massimo ribasso porta degli scompensi a livello sia per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda sicuramente i lavoratori. Il massimo ribasso ha portato fino ad oggi in Italia, in Abruzzo, tanti lavori che sono iniziati ma non sono stati mai più completati, e ha portato anche a imprese che buone, imprese diciamo che erano le imprese che facevano parte del tessuto importante dell'Abruzzo, imprese che sono fallite, di conseguenza anche l'espulsione di migliaia di lavoratori professionalizzati che si sono trovati di colpo sulla strada.